Buongiorno e buon anno dall'Unità Ambientale della Polizia Locale. Il 2014 comincia all'insegna della tolleranza zero contro gli sversamenti illeciti dei rifiuti. Gli agenti hanno già elevato decine di multe su tutto il territorio, con una media di 170 euro per sanzione. A Soccavo un uomo è stato sorpreso a gettare nei cassonetti i rifiuti della propria azienda. A Pianura il personale di un distributore di benzina si liberava dei rifiuti speciali mescolandoli a quelli ordinari. All'Arenella multato il titolare di una farmacia per l'abbandono selvaggio degli imballaggi. Altri illeciti sono stati scoperti e sanzionati al Vomero, ai Colli Aminei, a Ponticelli, a Fuorigrotta, a Bagnoli, in via Pigna, in via Marina e persino sulla bellissima via Luigia San Felice. Avviato un programma di bonifiche del territorio che vede impegnata ASIA e la Polizia Municipale. Prima tappa ai quartieri di Barra e di Scampia, nelle zone di via Cupa Bolino, Traversa Cimitero e via Cupa Perillo, martoriate dai rifiuti. È doveroso un appello ai cittadini, alle associazioni civiche, a tutte le forze dell'ordine per vigilare al meglio sulla tenuta della qualità ambientale e per segnalare eventuali abusi. RAEE. Questa sigla indica tutti gli apparecchi che funzionano con la corrente elettrica. Attualmente la legge prevede il sistema uno contro uno. Il negoziante ha l'obbligo di ritirare il vecchio apparato quando fornisce il nuovo. Dal 14 febbraio entrerà in vigore una direttiva europea che introduce l'uno contro zero per i grandi esercizi commerciali, quelli di almeno 400 metri quadrati, che assicureranno il ritiro gratuito delle apparecchiature RAEE senza che il cittadino abbia l'obbligo di acquistare. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 800 16 10 10, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.